Finalmente il comune di Brusasco ha avuto una bella notizia. Dopo i bollettini, dei contagi, abbiamo potuto voltare pagina nel 2021 e parlare di una bella notizia. Ho conosciuto la famiglia Caruso il 31 dicembre pomeriggio per un accertamento della residenza, perché loro hanno chiesto di venire. Di essere residenti nel comune di Brusasco. E in un piccolo ente, il sindaco, ahimè, fa anche gli accertamenti della residenza quando le unità delle risorse magari o sono inferiori o materialmente mancano. Li ho conosciuti, ho visto la mamma in dolce attesa e ho visto il bimbo molto molto attivo. Avevo chiesto quanti giorni mancavano al parto e la mamma mi aveva detto circa 15 giorni, ma nessuno poteva immaginare una cosa di questo genere. Successivamente, il giorno 14 al mattino, ho saputo della notizia che la mamma aveva partorito. E la mia dipendente comunale, Francesca, assunta lo scorso anno, è venuta da me in ufficio dicendo: dobbiamo registrare una nascita. In una piccola comunità, quando si parla di una nascita, è gioia, è come se nascesse un bambino in famiglia. Quindi, bene, benissimo, chi sono? La nuova famiglia, residente. Oh, sì, mi ricordo, abbiamo fatto l'accertamento il 31 dicembre. È nata a Brusasco. Ho detto: sì, vabbè, è residente di Brusasco. Fa, no, è nata in Brusasco. Come è nata in Brusasco? È nata in Brusasco in strada. E quindi è cominciato a sorgere qualche dubbio. E la dipendente mi ha chiesto: ma come lo facciamo l'atto? Dico, bene, non lo so, verifichiamo, andiamo a vedere un po' come erano stati fatti gli atti di un tempo. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo visto che dagli anni 60 agli anni 70 le partorienti si spostavano presso gli ospedali. Da noi l'ospedale più vicino è l'ospedale di Chivasso, Chivasso, Casale, Vercelli o il Sant'Anna di Torino. E così abbiamo constatato che l'ultimo nato in casa è del 2 novembre del 73, almeno. Ci risulta dagli atti, tenendo anche conto che questi atti non sono digitalizzati, quindi c'è proprio materialmente una ricerca cartacea. Successivamente, la famiglia si è recata da noi per fare l'atto di nascita e lì allora abbiamo fatto qualche domanda ed eravamo curiosi di sapere, come è avvenuto il tutto. Ritengo che la mamma Alessandra e il papà Lorenzo siano stati formidabili. Hanno avuto dalla loro parte la fortuna perché fare un parto in strada, si ha paura delle infezioni, delle complicazioni. È stato un parto velocissimo perché loro da Via delle Scuole 9 si sono spostati in auto fino a Via delle Scuole 1 davanti al nostro incrocio principale dove c'è il tabaccaio. E a distanza di giorni abbiamo raccolto le notizie delle persone, degli abitanti, residenti vicini che hanno sentito dei rumori, hanno sentito una donna urlare e pensavano fosse un incidente. E invece la mamma Alessandra stava approdando al parto col papà. Col papà e il bimbo piccolo Thomas in auto che attendeva la nascita della sorellina. È un evento particolare, è un evento di speranza, è un evento di una storia che volge al buon fine e speriamo che questo possa dare lo spunto a tutti quanti noi di cominciare con l'ottimismo e il buon umore di cui abbiamo bisogno. Quindi per noi a Brusasco, gennaio è cominciato, con una bella notizia.